Al solito scegliete voi. Allora, adesso si parla finalmente dell'Organic, uno dei plugin che in tutta la mia esperienza di LMS ho utilizzato di meno. Però è giusto parlarne perché in realtà potrebbe essere anche abbastanza interessante. Io l'ho portato al massimo delle possibilità che ho visto io. Per cui sentiremo una serie di cose che sono come non utilizzare questo strumento. E poi sentiremo invece qual è l'utilizzo più semplice e più utile per certi generi di questo strumento. Come al solito, lo strumento lo trovate negli instrument plugin, si trova sotto Organic Additive Synthesizer for Organ-like Sound. Quindi sì, è un sintetizzatore additivo, sì, è fatto per gli organi, diciamo è fatto per creare degli organi, ma può essere utilizzato per un bel po' di cose. Cominciamo con una cosa abbastanza semplice. Io qua al solito, come per mostro, ho soltanto fatto dei preset perché fare una musica con questo strumento è difficile in quanto non posso fare, che so, un kick, non posso fare delle percussioni, non è per niente semplice. È fatto per altro, e siccome i suoni sono tutti abbastanza simili tra di loro, non sono riuscito a fare granché. Qui ho cercato di fare più suoni diversi possibile. Proviamo il primo. Qua ho fatto una sorta di basso. Sentiamo come suona, ci ho fatto anche una piccola melodietta. Quindi sì, abbiamo una sorta di basso. Abbiamo questo basso molto trance, quindi potrebbe essere utilizzato per una musica più trance, che tra parentesi c'è un filtro. Quindi può essere anche mosso. Si possono fare varie cose. Insomma, mi servirebbe muoverlo, solo che insomma, va bene. Insomma, questo strumento si chiama Bass Cavoli, visto che è organic. Ho deciso di dare dei nomi che siano organici, quindi Bass Cavoli. Passiamo adesso a Banana Random, che è molto particolare. Vedete già le levette che si muovono, ed ha questo suono. Quindi abbiamo 8 suoni. 8 suoni sono? Sì, 8 suoni. Alcune sono forme d'onda di tipo triangolare, altre sono denti di sega, altre sono quadre, che suonano armonici randomici. Vedremo quando vedremo come funziona Organic, capiremo cosa sta accadendo qui. Qui chiaramente sto utilizzando dei controller settati su random in modo da avere questo effetto randomico. Poi abbiamo Carota a pezzi, che è un suono che in realtà potrebbe essere abbastanza utile ed è anche questo diverso dagli precedenti due. Insomma, qui avevamo la Macarena, però insomma, può essere utilizzato per varie cose. Per motivi che poi vi spiegherò, è fondamentale che se utilizzate onde sinusoidali, come in questo caso, vedremo poi come si capisce che sto utilizzando onde sinusoidali, se utilizzate onde sinusoidali, non suonate una nuova nota mentre ne sta suonando un'altra. Perché organica è in realtà un comportamento un po' poco consono che gli fa fare dei click. È una cosa che ho scritto tempo fa anche sul bug tracker di LMS e che ha bisogno di essere risolta con un pochettino di attenzione per permettere di dare comunque il timbro tipico e di permettere all'organic di fare quello che normalmente fa, evitando questo click. Ne parleremo tra poco. Passiamo adesso a Fragoline Tralala, molto simile a Banana Random, soltanto è su un unico oscillatore
che questa volta ha randomico sia l'armonico suonato, quindi l'altezza del suono suonato su una certa nota, sia la forma d'onda. Quindi sentiamo. In realtà potreste anche guardare nella forma d'onda che c'è disegnata. Sì, è il panning, eppure ha pure un controllo sotto, questa volta un controllo LFO normale, per cui va da destra a sinistra in continuazione. Ok, questa è la fragolina e tralala. Abbiamo il glitch mandarino. Che in realtà se viene suonato qualche ottava sopra dà una nuova sonorità. Questa volta il suono di per sé è fisso, quello che è randomico è la frequenza di taglio di un filtro bass alto. Se noi eliminiamo questo filtro, il risultato infatti è fisso. Dimenticavo che c'è anche un altro filtro qua che però è fisso, è un delay. Tra parentesi, siccome mi basta aumentare un po' questo filtro bass alto successivo, riattivare quel filtro interno per evitare un pochettino dei click più bassi che sentivate. Ci sono ancora comunque dei click, anche questi possono essere evitati. Glitch mandarino. Ok, finite questi esperimenti elettroacustici incredibili, andiamo all'utilizzo effettivo di Organic, che è quello di fare organi. Non solo. È in grado di fare organi ed è in grado di modificarli in modo randomico, diciamo non randomico nel senso che avete visto prima, ma in modo da cambiare i parametri una volta che voi decidete di farlo, per ottenere delle sonorità di organi. Quindi qua abbiamo l'organic preso per come viene fuori, ho aggiunto soltanto un riverbero e un equalizzatore per abbassare un pochettino le frequenze centrali che sennò possono dare fastidio con l'utilizzo di alcune cuffie, di alcuni tipi di cuffie o in alcuni, insomma, qualsiasi ambiente, e sentiamo qual è il suono di organic di per sé con il riverbero. Ora, in questo caso all'inizio si utilizzano onde sinusoidali. Sentite che quando io sto suonando una nota e ne suono una in più, ci sarà un rumore molto, diciamo, più o meno acuto, che il riverbero si trascina un pochettino. Ed è randomico l'ampiezza di questo rumore, infatti l'avete sentito bene una volta sola, giustamente adesso non mi si sente più. è randomico, per cui vi spiego un pochettino meglio cosa sta accadendo. Pigliamo una nuova patch di Organic e la analizziamo un attimo. Organic possiede una linea in cui sono mostrati gli armonici. Quindi negli 8 oscillatori che avete potete decidere per ognuno che armonico suonare. E gli armonici vanno da 0 a 17, in cui 0 è l'ottava sotto l'armonico principale, la fondamentale ed effettiva del suono. 1 è una quinta sotto la fondamentale, quindi in realtà una quarta sopra la effettiva fondamentale. 2 è la fondamentale e poi partono gli armonici. 3 è secondo armonico, 5 è quarto armonico, 12 è undicesimo armonico. Ok? Nel preset iniziale ci sono tutti gli armonici dal meno 2 al sesto, tutti su onde sinusoidali. Vedete qui che c'è scritto, se voi tenete premuto, onda oscillatore sine wave, onda sinusoidale. In realtà, dalla triangle alla square, quindi le successive tre, dalla seconda alla quarta, sono scritte male, nel senso che la triangle in realtà è un'onda a dente di sega, la so è in realtà un'onda quadra, e la square è in realtà l'onda triangolare, la prima di queste tre. Ok, annulliamo momentaneamente abbassando i volumi di tutti gli altri oscillatori e sentiamo soltanto il primo, in modo da sentire il suono effettivo. E sentiamo cosa possiamo fare. Quindi abbiamo sinusoide,
con armonico a scelta. In questo momento lo lasciamo all'ottava sotto la fondamentale. E forma d'onda, abbiamo detto dente di sega, quadra, triangolare. Vedete, sono fuori posto. Da questa invece poi sono a posto. Onda a dente di sega del Moog. Onda a dente di sega leggermente diversa da quella normale. Onda esponenziale. E basta. Quindi abbiamo questi tipi di onde. Abbiamo sei tipi di onde. Lasciamo un attimo l'onda sinusoidale per capire cosa sta accadendo. Sentite un click all'inizio, ma lasciate perdere il click all'inizio. Quello che invece dobbiamo capire è che tra destra e sinistra la fase è diversa. Quindi l'onda non viene fatta partire sempre dallo zero, viene fatta partire da un punto randomico, uno per destra e uno per sinistra. In questo modo si ha una sorta di stereofonia, diciamo che assomiglia a quella di un organo, ma si ha anche questo problema che con le onde sinusoidali, che non sono fatte di picchi, come lo sono l'onda quadra e l'onda a dente di sega, si ha questo click iniziale che si potrebbe togliere. Andando nella scheda envelope LFO possiamo alzare un po' l'attacco in modo da dare del tempo prima che cominci l'onda e il click iniziale si toglie. Tuttavia, se noi suoniamo una nota e passiamo all'altra nota, abbiamo un altro click. Perché abbiamo un altro click? Perché le fasi non sono relative alla nota che avete suonato, ma sono relative all'intero strumento. Quindi, diciamo, non scendo in tecnicismi, ma sostanzialmente ogni volta che voi suonate una nuova nota, la fase si resetta e quindi anche la nota vecchia cambia la sua fase e salta da una parte all'altra. Di nuovo, questo si sente soltanto con le onde sinusoidali. Con le altre onde questa cosa non la sentirete più. E si risolve. Prima o poi risolveranno questo problema. Comunque, tornando a noi, di ogni onda possiamo poi chiamare, lasciamo questo in sviluppo così, magari il sostegno lo mettiamo al massimo. Di ogni onda possiamo anche cambiare il panning destra-sinistra. Quindi così ce l'abbiamo a sinistra, così ce l'abbiamo a destra. Resettiamolo. E possiamo cambiare anche una cosa che qua si chiama wide. Cosa è questo? Questo è una intonazione di destra e sinistra in modo diverso per centesimi di semitono. Quindi, se io per esempio lo metto a 12.000 centesimi di semitono, vale a dire 12 semitoni, ossia un'ottava, avremo a destra un'ottava sopra e a sinistra un'ottava sotto. Ho sbagliato, a sinistra un'ottava sopra e a destra un'ottava sotto, era ovvio che avessi sbagliato qualcosa. Al contrario, se noi mettiamo meno 12.000 abbiamo a sinistra l'ottava sotto e a destra l'ottava sopra. Ok? E potete mettere un pochettino quello che volete, per esempio tipicamente l'utilizzo è di mettere tipo 30 centesimi. Mettiamo un'onda a dente di sega, magari abbassiamo un pochettino questo stereo, mettiamo a 3 centesimi. Ok, e mettiamo magari più onda a dente di sega, a volume tutto massimo, con differenti intonazioni. Intonazione di mezzo un pochettino troppo alta. Insomma, come vedete si possono creare dei suoni che vanno al di là dell'organo. Ok, dopodiché abbiamo una distorsione, che chiaramente, diciamo, abbiamo anche il volume generale. E quindi abbiamo volume generale, distorsione e poi abbiamo il tastino randomize. Cosa fa il tastino randomize? Ovviamente randomizza. Randomizza i volumi, la forma d'onda e basta. E resetta gli armonici da 0 a 8, a 7. E quindi otteniamo un suono completamente diverso.
Ripremiamo Randomize. Di nuovo. Se ci aggiungiamo il riverbero come ho fatto qua, passiamo da questo a onda sinusoidale a qualsiasi altra cosa. Ogni tanto sono simili. Ogni tanto tanto. Insomma, a voi la scelta di quello che volete fare. Quindi abbiamo visto un pochettino tutto. Qua questi strumenti ormai penso che potete immaginare come sono fatti. Insomma, vi potete sbizzarrire quanto volete. Abbiamo la nostra banana random. Non lo utilizzerete mai per nulla, immagino. E i nostri controller. Fine della puntata. Oddio, come 17 minuti? Non lo so, raga, mi dispiace. Io pure per l'organico ho perso questo tempo. Vabbè, a questo punto presentiamo il nuovo strumento. Batman! Batman! Batman, Batman, è lo strumento più semplice di tutte le messe, Batman, Batman, va bene, basta. Alla prossima.